Siamo con Claudio Rossetto, tecnico federale specializzato nella velocità. Stiamo realizzando dei test all'Università di Bologna, in particolare con gli specialisti della velocità. Claudio, cosa si può ottenere da test come questi per quanto riguarda i velocisti? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Cosa si può ottenere? Questi sono test che sono basati principalmente sulla valutazione dell'efficienza tecnica. Quindi si possono ottenere dei dati sulla la qualità della tecnica dei nuotatori, sull'efficienza propulsiva, e questi dati possono essere utilizzati dagli atleti, dagli allenatori per come punto di partenza nell'allenamento, e devono poi cercare di essere ovviamente migliorati nei successivi test. Sarà nostra premura verificare questo miglioramento o questo non miglioramento, perché l'efficienza tecnica è fondamentale per un velocista nella ricerca della miglior prestazione. Quanto è importante per un velocista sottoporsi a delle strumentazioni, quindi delle verifiche in palestra e poi in vasca, per poter avere poi dei miglioramenti? È importante dare a quello che è il lavoro di un ragazzo, dare dei numeri, cioè dare un coefficiente per capire a che punto si è e soprattutto per poter poi valutare i miglioramenti nei prossimi cicli di lavoro. E dare un valore a delle sensazioni che magari noi allenatori e gli atleti hanno, che ci permette poi dopo di quantificare per poi migliorare eventualmente questi valori in futuro. Quindi un po' un modo per fissare dei paletti, diciamo. Oggi siamo qui anche con Giuseppe Guttuso, un talento del progetto di Arena Senior Best, un giovanissimo talento che si sta confrontando anche con dei veterani, dei velocisti veterani. Questo può essere d'aiuto per entrambi? Beh, sicuramente per il ragazzo, sicuramente penso che sia stimolante confrontarsi con i più grandi. Per i più grandi è importante sapere che ci sono dei giovani che incalzano e che possono quindi, diciamo così, prendere il loro posto in futuro. Quindi penso che sia stimolante per entrambi, e per Guttuso in particolare fondamentale, perché nuotando in Sardegna, non che in Sardegna non si possa nuotare bene, ma è più difficile confrontarsi con facilità con atleti del suo livello. Bisogna prendere l'aereo, venire, quindi è un po' più complicato. Per queste occasioni di confronto per lui sono molto importanti, e credo che verificare quelle che sono le sue lacune e verificare quelli che sono i suoi punti di forza sia importante per il suo tecnico e per lui, per andare avanti nella sua crescita futura. Professor Gatta, qual è l'apporto accademico a questi test? Dunque, qui al laboratorio studiamo la performance del nuotatore e la performance negli sport natatori. Il nostro apporto accademico a questo progetto è lo studio, la scientificità, la ricerca, in modo tale da poter avere degli elementi a servizio dell'atleta e della federazione nuoto. Cosa analizzate durante i test? Misuriamo la performance, i fattori che determinano la performance. Esattamente sono i fattori che determinano la resistenza in acqua, la potenza del nuotatore e la sua tecnica, cioè l'efficienza propulsiva. Logicamente questi dati sono piuttosto difficili da leggere, il grande nostro obiettivo è quello di riuscire a trasportare queste informazioni a nozioni utili al campo e al lavoro quotidiano dell'allenatore. La macchina è una swim bench, un ergometro per misurare la potenza e la forza nel nuoto simulato. Questa macchina ci dà la possibilità di misurare la potenza meccanica che l'atleta ha a disposizione, in modo da poter, in conseguenza col test in acqua, verificare quanta di questa potenza realmente può usare per nuotare. In questo caso Giuseppe esegue delle spinte alla panca, è un altro esercizio che rientra nei test di valutazione a secco che nella mattinata vengono svolti qui all'Università di Bologna. In questo esercizio esegue delle tirate sotto panca, è un test di valutazione della forza e della potenza espressa da Giuseppe. Ed è uno dei primi test che si svolgono a secco all'interno di questo programma di valutazione per i velocisti fra la Federazione Italiana Nuoto e l'Università di Bologna. Giuseppe poi in particolare lavora all'interno di un progetto dell'Arena, dove viene seguito in particolare mentre si analizza
si analizzano le sue capacità e quello che è in grado di potenziare durante questo lavoro di crescita. I test che i ragazzi stanno eseguendo in acqua sono 4 test che servono per misurare i parametri della prestazione. 2 test sono frenati attraverso una macchina con un motore elettromagnetico comandato. Uno è frenato a intensità superiore, in modo che così misuriamo la curva forza, velocità e potenza dell'atleta. E l'altro test, il secondo test, invece il nuotatore è per 15 secondi completamente frenato. In questo caso misuriamo la massima forza che riesce a esprimere durante questa prova. Gli altri 2 test sono un test di misurazione tecnica di frequenze ampiette 8x25 eseguito a velocità crescenti, e in questo caso appunto prendiamo i parametri biomeccanici della bracciata. E l'ultimo test è un test di trascinamento in drag passivo, dove il nuotatore viene tirato e viene misurato praticamente la sua fluidodinamica, diciamo facilmente l'aerodinamica, quindi la sua struttura, la sua resistenza. E dato che la resistenza nel fluido acqua è particolarmente importante, perché incide in maniera pesantemente determinante sulla velocità, avere una buona posizione in acqua, una buona fluidità, permette di guadagnare logicamente in velocità. Queste informazioni miscelate assieme ci permettono di capire quanto è aerodinamico e quanto è potente il motore del nuotatore, e dare queste informazioni al tecnico per poter lavorare singolarmente sui singoli parametri, specialmente su quelli dove noi riteniamo che ci siano margini di miglioramento maggiori.